Statale Regina chiusa oggi, pochi minuti dopo le 8, tra Argenio e Colonno per i lavori di ripristino e messa in sicurezza dopo lo smottamento di venerdì scorso. Il cantiere, che dovrebbe durare fino a mercoledì, prevede lo stop del traffico dalle 8 alle 19, mentre dalle 19 alle 8 del mattino la strada è percorribile a senso unico alternato. La situazione è sotto controllo, assicura il comandante della Polizia locale della tremezzina Massimo Castelli. Le informazioni sulla chiusura della regina, diffuse già da sabato scorso, hanno permesso di ridurre i disagi. Tra le 13.30 e le 14.30 abbiamo garantito un corridoio per i pedoni per tutelare soprattutto gli studenti. Lo stesso avverrà anche nei prossimi due giorni. Fino a mercoledì sono previste modifiche al trasporto pubblico. I bus di ASF effettuano servizio regolare solo tra menaggio e colico. tra menaggio e colonno. È previsto un servizio navetta con una vettura di dimensioni ridotte, mentre tra Como ed Argenio sarà effettuato un servizio ogni ora, dalle 8.20 alle 11.20 e dalle 15.20 alle 17.20. Le corse per gli studenti prevedono un percorso alternativo con passaggio in Svizzera ed è dunque necessario un documento valido per l'espatrio. Potenziato anche il trasporto via lago con un servizio Servizio straordinario tra Arginio e Sala Comacina. Inevitabile qualche ripercussione sul traffico, soprattutto nelle ore di punta, ma le informazioni sui percorsi alternativi hanno permesso di evitare il caos. I tempi previsti per il cantiere dovrebbero essere rispettati: l'autogru sta svuotando le reti paramassi dai materiali franati. Spiega Castelli, i lavori stanno procedendo come previsto e dovrebbe essere confermata la durata di tre giorni. Naturalmente rifaremo domani il punto della situazione. I lavori di messa in sicurezza prevedono la rimozione della terra e dei sassi presenti sulla carreggiata e accertamenti sul versante della montagna, in particolare per ripulire le reti paramassi, dove si è riversato il materiale franato dalla montagna. Fino alla chiusura dei lavori, dalle 8 alle 19 gli automobilisti che da Como dovranno dirigersi verso la strada del lago dovranno imboccare lo svincolo per la Vallentelvi.